Se mi seguite da tempo saprete sicuramente il mio grosso legame con Gran Seiko e quanto mi piaccia questa maison. E oggi insieme infatti vediamo una delle ultime referenze, secondo me una delle più interessanti che Gran Seiko ha mai fatto, e sto parlando della referenza SBGW303, un'edizione limitata per il mercato europeo, davvero eccezionale, con una colorazione molto particolare che racchiude tutto quel sapore della Gran Seiko Vintage che a me piace tantissimo, lo sapete, quindi dopo l'intro ne parliamo sicuramente meglio. Ciao ragazzi e bentornati su PSQ Watches, io sono Pasquale, come state? Spero tutto bene. Come sempre vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale, quindi se vi piace quello che vedete qui su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Lo ripeto in ogni video perché è importante che voi lo facciate, è un modo che avete per farmi capire che vi piace quello che vedete. È semplice, è gratuito, ci mettete un secondo e per me significa davvero tantissimo. Oggi mi trovate in una location molto particolare, diversa dal solito, infatti sono nella nuova boutique Aldo Tamburini di Rimini, un negozio eccezionale con degli spazi dedicati a tantissimi brand dell'orologeria e devo dire che mancava qui nella mia zona e un po' anche diciamo nel centro Italia, se così vogliamo definire la Romagna, mancava una boutique così, veramente bellissima ragazzi, vi invito proprio a venire a fare un giro qui dalle parti di Rimini, anzi scrivetemi su Instagram se venite che magari se sono libero posso venirvi anche a salutare io, mi farebbe tantissimo piacere e se volete avere tantissime informazioni e se volete vedere tutti gli altri marchi che la gioielleria Aldo Tamburini ha qui e volete avere un prezzo dedicato a voi che siete i miei follower, scrivetegli direttamente, ditegli appunto anche via telefono, fategli uno squillo, eccetera, ditegli appunto che siete miei iscritti, siete miei follower, che sicuramente vi tratteranno molto bene. Un paio di settimane fa sono stato a Milano a provare questa nuova referenza durante una conferenza tenuta appunto da Gran Seiko, dove presentavano questo orologio in edizione limitata per il mercato europeo. E non appena l'ho vista, ho chiamato Alessandro, uno dei titolari della gioielleria, e ho detto: Ale, questo orologio è eccezionale, dobbiamo trovare il modo di provarlo. Lui mi ha risposto: stai tranquillo, ce l'ho, mi sta arrivando in negozio, appena mi arriva ci fai un video perché è un orologio veramente incredibile. E non è la prima volta che Gran Seiko utilizza questa nuova cassa da 36,5 mm, ma è la prima volta che io ve la porto qui su YouTube, quindi ve la voglio raccontare e vi voglio spiegare il mio punto di vista proprio su questa cassa e sulla scelta di Gran Seiko di fare un orologio come questo. La cassa appunto, come vi dicevo, è da 36,5 mm per 42,7 mm di lug to lug, uno spessore complessivo di 11,6 mm, uno spazio tra le anse di 18 mm, abbiamo 100 metri di impermeabilità all'acqua, all'interno abbiamo il movimento 9S64 a carica manuale con 72 ore di riserva di ricarica e uno scarto giornaliero tra i meno 3 e i più 5 secondi al giorno. E il prezzo di listino è di 6.300 euro. E come vi dicevo nell'intro, secondo me questa cassa di GS, nello specifico questa nuova introduzione di cassa in stile 44 GS, parla proprio agli appassionati del vintage di Gran Seiko e io sono uno di quelli che appunto ha iniziato e in collezione ha un bellissimo 45 GS vintage degli anni 70, un orologio che messo di fianco a questo parla proprio la stessa lingua e credo che Gran Seiko abbia voluto fare un lavoro davvero dedicato agli appassionati di questo marchio che vogliono e che volevano una cassa più compatta in stile 44 GS, tra le cose proprio con un calibro manuale. Quindi anche qui vediamo il voler avvicinare una certa tipologia di pubblico, un certo tipo di appassionato che sta cercando sicuramente un orologio moderno, quindi un orologio che abbia tutte quelle che sono le specifiche tecniche di una meccanica moderna, di una costruzione moderna che Gran Seiko da sempre riesce ad offrire in maniera veramente eccezionale, specie considerando il prezzo, ma appunto con un forte richiamo al passato. Come vi dicevo, questa è una referenza in edizione limitata, in 400 esemplari per il mercato europeo ed è ispirata al paesaggio autunnale del Monte Iwate al crepuscolo, quindi quando la luce sta calando e durante l'autunno, c'è proprio una spiegazione sul sito di Gran Seiko, questo monte ha tantissimi colori, appunto dal verde al marrone, ci sono tante sfumature di arancione, di giallo e sono tutte colorazioni che guardando questo quadrante noi riusciamo a vedere. E credo che Gran Seiko abbia fatto davvero un lavoro eccezionale proprio da questo punto di vista, perché è secondo me
l'unica maison in grado di emozionarti e farti entrare nella loro visione di natura quando la uniscono ad un orologio e ti vogliono appunto trasportare in una dimensione diversa. Il colore è davvero unico, ragazzi, è molto tenue, molto sobrio, con questa finitura Soleil veramente leggera, con un tocco appunto di brillantezza che lo rende eccezionale sotto tantissimi punti di vista. Io credo che abbiano fatto davvero un colore unico e bellissimo da indossare. Come vi dicevo, l'abbinamento poi con questa cassa ispirata al mondo vintage, al 44 GS, lo rende in assoluto un oggetto estremamente particolare, diverso da tutto quello che c'è sul mercato e davvero davvero molto molto interessante. La cassa, come poi tutto l'orologio, mantiene quelli che sono gli standard qualitativi di Gran Seiko, con una finitura Zarazzu su tutta la Carrure, con alcuni dettagli che si vedono molto bene appunto di persona, come questo angolo, questa bisellatura che percorre tutta la Carrure satinata, che spezza un po' la geometria della cassa rendendola stupenda, ragazzi. C'è poco da dire, è una vera chicca, piccolino, compatto, veramente versatile, ma con tutto quello che Gran Seiko ci ha abituato ad avere appunto sui propri orologi. L'unica critica, se ci deve essere una critica che devo rivolgere a questo orologio, è il bracciale. Non tanto nella costruzione, ve l'ho già detto tante volte, Gran Seiko secondo me fa un buon bracciale, fa dei buoni bracciali, ma appunto è lo schema che scelgono dal punto di vista estetico. Cercherei qualcosa di diverso. Ho visto che hanno fatto una nuova versione che arriverà tra pochissimo, proprio su una base così compatta come quella di questo orologio, che ha un bracciale tutto suo, molto particolare, molto bello, e devo dire che probabilmente proietterei, ecco, la progettazione dei bracciali anche per queste casse proprio in quella direzione. Pochissimi altri orologi moderni hanno queste dimensioni, hanno questa vestibilità, e credo che Gran Seiko abbia fatto davvero un lavoro eccezionale. E per chi cerca un'alternativa ai soliti blasonati e vuole qualcosa di più personale, più particolare, che esca dal tradizionale, questo orologio è sicuramente tradizione in casa Gran Seiko, ma che esce fuori dal coro per quanto riguarda il mercato dell'orologeria moderno. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate voi, ragazzi, lo sapete, i video nascono per questo, mi piace confrontarmi con voi, l'orologio è bellissimo, io sono super tentato di aggiungerlo alla mia collezione da tempo, in realtà da prima che uscisse questa colorazione specifica dedicata al mercato europeo, ma questa colorazione è ancora più bella di quello che già Gran Seiko aveva fatto. Davvero, orologio eccezionale, sono super contento di avervelo portato qui su YouTube. Ci tengo davvero tantissimo a ringraziare la gioielleria Aldo Tamburini di Rimini. Arriveranno tantissimi contenuti, hanno praticamente tutti i marchi che ci sono sul mercato, quindi fatemi sapere qui sotto quali altri video vorreste vedere qui in boutique dedicati a altri brand importanti come Gran Seiko, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie della visione, grazie del supporto e ci vediamo molto presto.